levato la nebbia. L'ultima, l'ultima. L'ultima. Vi facciamo. Vi faremo appassionare la Slender. Sì, proprio tantissimo. Appassionare. Il nostro primo pensiero. Il vostro primo pensiero. Cioè. Non c'era, ok? Era perfetto. Vabbè, alla fine è tutto sapere dove sono le pagine. Sì, sì. Adesso vai dritto. Vai, vai, oh, destra, sinistra, 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 vai dritto, a destra. Vai dritto di qua, corri come un dannato e impicati nel muro, là, dritto. Vatti a spiaccicare contro il muro. Impicati. Ecco, qua c'è una pagina, qua vicino. Già è qua, vieni a destra. Dritto, dritto, a sinistra, sinistra, dritto, destra. Ma dove vai? Dritto, segui la strada. Ok. Che poi non dovrebbe comparire prima di aver preso la prima pagina, in teoria. Grazie al cielo. A me è capitato in un altro degli Slender. Cioè non in questo, in un altro capitano. Ma chi? Non me l'ha chiesto nessuno, scusa. Andrò. Ok. Ah, che bel cielo sta a vedere, C'è luce. Appunto, non è nemmeno buio. Spegni la torta. Appunto, c'è luce. La foresta è buia. Guarda in alto, mi raccomando, non guardare dritto, non ci interessa vedere dove andiamo. A casa. Senti, per prima pagina, vai subito nella casa e prendi subito la prima pagina. Corri come un dannato. Maria corre il non so, che cos'è contro i dannati? Che t'hanno fatto Dante e i loro amici? Corri come un porcello. Che t'ha fatto Spider-Folk? Perché Spider-Folk? Perché proprio lui? Un porcello. Perché proprio lui? Perché Spider-Folk? No, no, basta. Entra, risparmio. Vedi, tanto non compare. Vabbè. Ma la pagina non era là. Che ne sai? Vero, possono cambiare posto. Vabbè, io continuo dalle altre zone, anche. Già sento. Tanto non c'è. Tanto. Appena mi appare. Beh, una bestia. Perché qua non è colorato? Mamma mia. Vedi questo vento che sembra un'interferenza. Da fastidio. Ma molto fastidio. Hai levato la nebbia? No! Non ci avevo fatto caso. L'ho pure detto! Sto levando la nebbia! Ma secondo te io ti ascolto quando tu parli? Come minimo! Ma chi? Andrea. Cosa? Basta! Entra dentro, entra dentro, guarda a sinistra, non c'è la pagina, esci fuori, fatta. È fatta male comunque perché là sembra che continua che c'è un corridoio a destra. Ma gli architetti non erano molto bravi. No, vabbè, potevamo fare il gioco. Guarda, è fatto un Oddio, ma questa non era in piedi l'ultima. Non c'era una sedia lì. Non c'era una sedia, scappa. E i passi ovviamente. Zoom 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 zoom. Sto cammino come i cani. Questa. No, è un uomo. È un uomo. È un bambino. Ma da che va bambina? No, no, è un bambino che cammina come i cani. Ecco, non ci ha chiesto il sesso all'inizio come i Pokémon, ok? E invece è così, decido. Sei un maschietto o una femminuccia? Che dici? Mamma mia. Capito? Vantiamoci. Ma non stiamo accendendo di qua dentro. Sì, sì, pagina. Ah, giusto poco fa c'era andato. Don't look, non lo guardare o ti prenderà. E quindi devo spegnere. Da notare io. Scappa. Scappa da questa casa. Veloce. E se guardo verso il basso, lui non mi prende perché. Ma se io non vedo una banana. Sono uscito! Accendi la luce. Aspetta, sì, accendi la torcia, ma che cosa ti aspetti? Accendi la torcia! Accendi! Ok, mo. Poi pensano che hai montato male il video. Dice, come lui l'ha accesa e lui continua a dire sì, accendi la torcia. Scappo, magari guarda dritto invece di guardare a terra. Sto andando dove ci sono i bunker. Sì. I bunker, i silos. Ho visto. Cosa? Ho visto la lì davanti. Sì, davanti. Sono credibile. No. Oh, niente. Eccola. Cos'è? I silos. Dove sono i silos? Eccoli lì. Prendi subito una pagina e scappa via. Ecco. Interferenza. Io mi faccio tutto il giro là. Bella! E stavolta è riuscita! Vai! Sì! Ma hai fatto pure il momento di interferenza che scappavo da Slender. Secondo te perché ho aspettato? Scusa, era mezz'ora la vostra trombetta in mano. L'ha preso mezz'ora fa. E bello è che pure Andrea, che aveva visto che lo stavo per fare, si è spaventato pure lui, eh! Perché non me l'aspettavo. Conoscendoti pensavo la scavazzavi di nuovo. Emilio, perché hai il fiatone?
non ho il fiatone, posso parlare benissimo. Sì. Se avessi il fiatone in questo momento avrei difficoltà a parlare, non ti pare? Sentite la mia fermentazione, Emilio. Sì. No, vabbè, devo dire, mi sono spaventato, mi sono venuti i brividi. L'hai visto? L'hai visto? L'hai visto? Ecco, ci prendo, ora ci mangio. No, perché guardo sotto, guardo sotto. Ci credo che non ci ha preso. Non ci credo che non ci ha preso. Non ci credo che non ci ha preso. Emilio è uno di noi. Accendiamo uno di noi. Emilio è uno di noi. Ma sei ancora lesivo, non è successo niente. Mi sarò fermato in un angolino sicuro. Ma hai corso tutto il tempo? Sì, ma ho sentito che ero fermo, però. E quindi ho cambiato col mouse. E non si capiva niente, però. Ma però. Ho detto ma però. Mamma mia. Chi c'è? Emilia è un. Che non si possono pronunciare certe persone? I nomi di certe persone? Mi sto sentendo male. Ah, ok. Vero, non abbiamo detto ancora una parola che abbiamo ripetuto in ogni questo video. L'ho visto! Ah! Non mi sono spaventato io. Ma è bello che proprio sta aspettando. Vieni a prendere la pagina, bambino! Vabbè, ho capito. Veramente. Lo guardo e chi si è visto si è visto. Ah, dicevo, ma è sempre là. Dicevo che ancora. E io come la prendo la pagina? Però. Dicevo che ancora non abbiamo detto una parola che abbiamo ripetuto in ogni nostro video. C'è stata in ogni nostro video questa parola. Non lo sa. Andrea, dilla tu. Non sai quale sia. Non la dico al principio. Guarda, guarda, adesso mi giro un secondo ed è a sinistra. Che non posso pronunciare il nome di certe persone per copyright. Guarda, copyright. Guarda, 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 no, guarda, guarda là, guarda là. Ha cambiato. Adesso dov'è? Ecco la pagina, prendila, prendila. Come la fa a fa? Prendila, prendila. Avvicinati! Avvicinati, se rimani ferma ancora, tanto ci guarda per dirci vieni qui. Senti, poco fa sono fuggito da Slender. Il nostro motto sarà noi rispetteremo il copyright. Sarà no, questo è il nostro motto. Se ci fanno il triplo dei controlli. Copyright. Ah, già la musica è cambiata. Che ansia. Ebbene, non abbiamo ancora le cuffie. No vabbè, scusa. Io c'ho ancora i brividi della trombetta. Sto ancora tremando. No, tremando no, ma c'ho i brividi sulla schiena. Ma perché, perché non l'ho fatto? Io dicevo, no, voglio farlo da solo, Slender. Voglio farlo da solo. Che cosa fai? No, niente. Sì, vabbè. Mi fa. Ok, basta. Tanto poi lo vedrò, voglio dire, non è che da scampi. Scampi. Fuggi da essa. Da scampi. Io ce ne scampi e calamari. Emilio, per favore. Allora, tu ancora non hai capito quella di Dash e Bolt? No, l'ho capito. Ho capito che Bolt è anche un detersivo e non lo sapevo. Cos'è un monumento alla svastica? Prendi quella. Direzione di copia. No, no, ah, cioè, non posso dire svastica. Dopo Hitler mi fa causa, vero? Sarebbe guarda sempre, ma non negli occhi. Bello. Sì, però è. Cioè, sai, spegne la torcia. Perché lui non capisce dove sono. Ecco. E giro intorno con un cretino. Continua a girare tranquillo. No, no. Ancora! Ho fatto il giro, ma ora vado dritto. Mamma mia, veramente. Certo, la tattica di Emilio. Perché non la capisco subito? È talmente ovvia la tattica. Ok, di qua dove. Poi torniamo indietro. Ci scommetto soldi, guarda. Ecco. Oh mamma. Perché mi incontro nella foresta? Oh, mamma. Devo andare di là. Devo spegnere la luce. Ora sbatto contro qualche albero e mi spavento. Oppure sbatti contro lo Slender direttamente. No, perché casomai si vedono le interferenze. Certo. Sì. Aspetta. Vai alzando sì. Si vede meglio. C'è più luminosità. Che cosa stai facendo? Guardando dall'alto lo schermo c'è più luminosità, ma dai. No, non funziona. Cioè in realtà funziona, però mi stacca il collo. Sì, se guardi per destra riesci a guardare. Riesci a vedere. Mamma mia. Niente. Ah, le ambientazioni buie che. È di un lento però sto bambino, mamma mia. Ecco, qua ci dovrebbe essere. Sai... Che cosa è successo? È successo che tua ma. Sua ma. Sì, sua. Ok. Perché io ho ancora i brividi nella schiena per colpa tua. E mi sto correndo in mezzo agli altri. Neanche un par. Neanche un parkourista fa queste cose. Mizzica. Eccolo. Non di là. Sei solo te. E siamo a 2, 2-0 per me. La prossima volta, il prossimo da solo. No, non può essere. Non ci. Ha pure il fiatone, ma che cavolo.
Etto credo. Ecco. Torna indietro, non girare di là, torna indietro, così facciamo strada inutile. Non respirare così. Tardi. Mamma mia. Lo senti che è un bambino, non c'è come respirare. Illumina, ma vedi perché non si vede la parte. Destra, destra, c'è la parte. No, avevo visto la parte, scusa. Un cretino. Eccolo, in basso a sinistra. No, quella è l'erba. È sempre quella che ti fumi tu. Vedi se è appesa fuori. Sarà sicuramente fuori. A meno che non. Proprio non c'è sta cosa. Non respirare. Non voglio che respira sto bambino. Perché fa rumore. Sai, camminare in una foresta al buio con degli alberi. Ma poi che tu vuoi di questa dimensione? Un mostro che ci segue, alto 6 metri. E lui che fa. Sì, 6 metri. Non è piacevole. Sì, sì, 6 metri. Vabbè, quanto è 2,40 m? Uno Yao Ming versione spaventosa, che cos'è? Cioè io non ci credo che c'è un tubo lungo, non so, mezzo decametro. Villa, parodoni. Sarebbero 5 metri? Sì. Però mezzo decametro. Mezzo decametro rende di più e non c'è neanche una pagina. Io ho avuto l'opportunità di questo tubo. Ok, scommettiamo che adesso nel tubo tu non hai visto bene a destra e a sinistra e c'è la pagina ora. Io lo so che cosa. No, l'ho fatto solo per farti spaventare. Cioè, a parte che questa cosa che è apparso non mi è piaciuta, antipatico. Bello, siamo tornati in. No, posso fare come prima, posso fare come prima. Scappa, scappa. Aspetta, devo trovare i tasti. Sì. E il bello è che ha lasciato il mouse, ha buttato tutto in aria, dopo ha ripreso i comandi e ha detto "Anda, dobbiamo sopravvivere". Pensavo di essere morto ormai. Accendi, accendi. Accendi sta funcia, cioè muso. Ma no, adesso voglio tornare indietro, cioè Perché di qua ci sono già andato, c'erano i Sidos. C'era andato, vero? Sì. Okay. Ormai ho defiance. Gira a destra! Dritto! Dritto! Sì, c'è tutto dritto. A tu giua. Alla timbaggio. A tu giua. Ok, siamo in un percorso. Oddio. E che so sti alberi? Totem. Oh, pagina a destra. Le ho vista. Siamo a 4 o a 3? 4. È un'altra là. Record personale. È un'altra là. Ma dove? Non è una pagina quella. Tu corri comunque. Ah no, non è una pagina. Non ti girare così di botto. C'è lo Slender. È Slender o è una pagina? Ci sarebbe l'interferenza a sto punto. Oppure lo sfondo. Poi il cielo. No. È il cielo. Ma va. Senti, devi camminare a cavolo. Non devi guardare le luci. Che non si vedono da lontano le pagine. Non si vedono. Cioè se si vedono comunque. Se si vedessero. Se si vedessero sarebbe molto difficile scovarle. Allora, mi sono salvato due volte, io voglio soldi. Pensavo di essere morto. Mamma mia, la partita più lunga della mia vita. No. Ditemi chi è che si è salvato dallo Slender con lo schermo completamente annebbiato che sfarfagliava. Sfarfagliava. Ma dove ti è uscito? Adesso come ci metti? Cosa ci metti nell'asterisco con la traduzione ora? Come lo traduci sfarfagliava? Cercherei al dizionario, scusa. Sfarfagliava. Hai un dizionario della lingua italiana? Vedete Andrea per un secondo. Madonna. Scappa, scappa. Aspetta, scappa, scappa. Scappa. Dizionario? Cerco io che sono qua in video davanti alla webcam. Dammi qua. In videoconferenza. In videoconferenza. Non sei in hangout, quindi. Non mi frega niente. Qua c'è qualcosa. Vai. Nel frattempo mi allontano dallo schermo. Qua cerca un dizionario, io cretino che gioco. Ok. L'ha trovato Andrea prima di me. Sfarfallare. Sfarfallare, che cosa dici? Andare a farfalle. Detto di farfalla. Uscire dal pozzo. Svolazzare come una farfalla. Andrea, ma stai leggendo veramente? Non lo Come ma, sì? Ma non farfallare, sfarfagliare. Sfarfagliare con la I. Commettere sbagli sgrossolare. Sgrossolare che stai dicendo? Di lampade fuori di campo. Parla direttamente nel microfono, Andrea. Con beh, Andrea è la voce fuori campo. Ah, certo, la persona che non si vedrà mai a parte. Che cosa era quello? Interferenza di cassa. Ma io non capisco queste interferenze da dove vengono? Che sono camionisti, polizia, che. Mafiosi, ma che. Sì, lo dico in webcam. No, mi sei chiusa la pagina. Come ti sei chiusa la pagina? Ah,
se ce l'ho davanti con la destra, c'è la pagina. Con la destra c'è la pagina. Te l'ho detto che c'è la pagina. Vero, cioè. Chi è allegnato con il campanello? Ti darei tanti schiaffi. No, no, guarda davanti, non guardare a terra che ti mangia. Si guarda sempre. Ma porca, questo perché Manuel deve fare il fratino. 5 pagine. E sei sfuggito due volte. E sono sfuggito due volte. Bene, io sono anche perché stanco. Ormai il video sta diventando lungo, ve lo dovremmo tagliare, ritagliare. Se un giorno ci riuscirò, te lo faremo sapere. Riusciremo, filmeremo proprio l'attimo in cui prenderemo l'ottava pagina. Pensavo di riuscire a scappare. Bene, per questo video è tutto. Vi ringraziamo per la visione di questo video. Se vi è piaciuto mettete mi piace, magari vi iscrivete, iscrivetevi al canale. A più presto metterò io la creepypasta di Slender e vi spiegherò tutto riguardo questo misterioso personaggio. Bene, condividete questo video in tutti i social network che avete, che conoscete, possibili e immaginabili. Commentate. Sto esagerando. Aspettate il prossimo video di Slender che arriverà in pochissimi giorni. Pubblicità. Bene, ciao a tutti da Emanuele, Emilio e Andrea che è fuori campo. Ciao ciao. Ciao.